Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Benvenuti al nostro appuntamento settimanale con il Consiglio regionale della Toscana, la nostra rubrica di approfondimento settimanale che tratta i temi del Parlamentino della Regione Toscana. Anche oggi proposte di legge, dibattito in aula e confronto tra maggioranza e opposizione, ma noi andiamo a vedere nel nostro sommario i temi di questa edizione. Nell'ultima seduta del Consiglio regionale si è riparlato della situazione dell'aeroporto di Firenze e in particolare anche degli scali di Firenze e Pisa. Un confronto serrato in aula durato alcune ore tra i gruppi politici che ha riguardato di nuovo l'ampliamento della pista di Firenze e la gestione unitaria degli scali toscani. La vicenda dell'aeroporto di Peretola sia una vicenda abbastanza emblematica di come a volte si svolgono le vicende legate alle infrastrutture in Italia. Una via era stata già data, era già stata autorizzata, poi ci sono stati dei ricorsi e delle impugnative che sono andate a buon fine, quindi evidentemente le procedure non erano state svolte come sarebbero dovute essere svolte. Adesso c'è un nuovo iter in corso che è in valutazione ai ministeri, c'è un nuovo master plan. Io credo che la priorità assoluta debba essere quella di impedire, cioè di levare i sorvoli dalle teste di decine di migliaia di fiorentini che vanno da Peretola, Piagge, Brozzi, Quaracchi, Ugnano, Mantignano, tutti i residenti di quelle zone lì, e di dare alla città di Firenze uno scalo che sia all'altezza anche delle manifatture che ci sono sul nostro territorio. Il tutto, come dicevo, portando di pari passo avanti lo sviluppo dello scalo pisano. In realtà gli aeroporti della Toscana, il mondo ha fame di Toscana, questo è un dato oggettivo, lo vediamo con le decine, le centinaia, i milioni di turisti che arrivano in Toscana ogni anno, sempre di più, anche fuori da quelli che erano periodi classici delle vacanze, cioè i mesi estivi. Il mondo ha fame di Toscana, la Toscana ha bisogno di un aeroporto intercontinentale. In questo momento in Toscana non c'è un solo aereo che atterra o che decolla in un viaggio intercontinentale da un aeroporto toscano. Questo rientra nella fallimentare strategia, nella fallimentare gestione infrastrutturale che la Giunta Giani e chi lo ha preceduto ha avuto in questi anni. Lasciamo stare Fipilì, Firenze-Siena, Corridoio Tirrenico e tutto il resto. Sull'aeroporto è la stessa cosa. Negli anni si è pian piano indebolito l'aeroporto di Pisa senza che si rafforzasse quello di Firenze. Nel frattempo sta crescendo sempre di più l'aeroporto di Bologna, che sta diventando, ahimè, sempre più spesso l'aeroporto di pertinenza per chi viene e parte dalla Toscana e va nel resto del mondo. La Toscana ha bisogno di uno scalo intercontinentale. Dalla Toscana si deve poter andare e arrivare non rispetto a Monaco, Berlino, Parigi o Barcellona, ma con il Nord America, con gli Stati Uniti, con il Sud America, con l'Asia, con l'Africa. La Toscana deve poter parlare al mondo, deve poter dialogare col mondo anche attraverso i cieli. In questo momento non lo sta facendo. Chiudo con una riflessione, un amarcord amaro. Da Pisa in 6 ore si andava a New York, c'era il Pisa New York fino a poco tempo fa, adesso si va probabilmente a Londra e non più lontano di lì. Allora, nel 2009 quando sono entrato in politica a Firenze ero convinto, decisamente convinto, che l'aeroporto andasse messo in sicurezza, perché così com'è sappiamo bene che comunque ha delle difficoltà a prestare servizi. L'atto che ho presentato oggi è che dopo 15 anni credo che qualcuno abbia bisogno di avere delle risposte. E siccome si sta facendo uno scaricabarile da una parte all'altra e nessuno si prende e si assume delle responsabilità, io credo che noi, in qualità di consiglieri regionali,
In base alla risposta che ci è arrivata dalla Commissione del Ministero, abbiamo un obbligo, che è quello di disegnare il quadro di riferimento dell'area della quale stiamo parlando. Perché? Perché all'interno di quest'area non c'è soltanto l'aeroporto, ci saranno degli interventi del piano strutturale di Firenze, del piano strutturale di Prato, ci dovrà passare la tranvia, dovrà essere ampliato il polo scientifico, dovrà essere riconosciuto a Unipol, che ha vinto la causa contro il Comune di Firenze, di realizzare abitazioni per 2.000 persone, comprensive poi dopo di spazi pubblici, supermercati e quant'altro. Per cui credo che in tutto questo dire a Toscana Aeroporti, ENAC, preparateci il master plan dell'aeroporto sia fuori discussione, sia fuori luogo. Perché? Perché proprio la Commissione ci ha detto prima dateci il quadro completo dell'area, dopodiché, secondo dello spazio che c'è disponibile, ci rivolgeremo a Toscana Aeroporti per dirci come deve essere fatto l'aeroporto. Siccome prima vediamo le vigne, si pensa al vino, si pensa a un'opera che poi ci siamo accorti mancano i fondi e allora il vino non è più buono, è bene lasciarlo perdere e allora si pensa alle cupole, si pensa ad altro, ma le procedure per arrivare a compimento e per dare sollievo soprattutto a quegli abitanti che da 30 anni aspettano delle risposte non è quello. E allora la procedura che io ho presentato in aula non è che io sono contro l'aeroporto, io voglio che questo aeroporto, vorrei che questo aeroporto fosse messo in sicurezza e dare delle risposte agli abitanti di Brozzi, Quaracchia e di Peretola che da 30 anni lo stanno aspettando. Questa procedura porterà avanti l'aeroporto per i prossimi 30 anni, per cui c'è qualcuno che c'è nato e ci morirà purtroppo con gli aerei che gli passa sopra la testa. Italia Viva rimane il partito favorevole all'ampliamento della pista di Peretola e di Firenze, serve ampliare lo scalo aeroportuale di Firenze, serve migliorare, serve favorire un interscambio con le relazioni con Pisa e serve una relazione internazionale per quanto riguarda la nostra città capoluogo di regione. Rimaniamo a favore, convintamente a favore dell'ampliamento della pista di Peretola e dello scalo aeroportuale di Firenze, una discussione che troppe volte ritorna sugli stessi canoni del dibattito in Consiglio regionale. Noi abbiamo sempre avuto la nostra posizione politica, siamo coerenti con l'ampliamento e con la possibilità di dare alla città di Firenze un nuovo aeroporto. In Consiglio regionale si è parlato anche di Europa, in particolare si è fatto il punto con la Commissione Europa che ha fatto visita a Bruxelles cercando di valorizzare al massimo le potenzialità della Toscana. Ma noi andiamo ad ascoltare dai componenti della Commissione che hanno fatto visita a Bruxelles di che cosa si è parlato e quali sono i temi all'ordine del giorno. Sono rimasto particolarmente soddisfatto di questa missione che abbiamo fatto a Bruxelles la scorsa settimana. Una missione di indubbia qualità informativa anche per noi consiglieri regionali e per questo devo ringraziare sia gli uffici sia il Presidente Gazzetti per aver organizzato in modo così brillante questa missione. Va detto che l'Europa è centrale e che dobbiamo cercare di dare il nostro contributo per renderla tale. Una vera Europa, che è un'Europa che si basi su una coesione autentica, che sia un'Europa in grado di dare risposte concrete a tutta una serie di questioni. Sapete il mio legame con il territorio, che ho sempre cercato di mettere avanti rispetto a ogni altra considerazione. E per questo, anche a seguito dell'incontro con gli europarlamentari Nardella, Torselli e Susanna Ceccardi, e anche a seguito di tutta una serie di incontri con i funzionari, abbiamo percepito che c'è un rischio, quella di una gestione eccessivamente centralizzata delle risorse da parte di Bruxelles. Credo invece che se veramente crediamo nell'Europa, in un'Europa dei popoli, bisogna autenticamente dare spazio ai territori e quindi ecco, le regioni devono essere centrali e soltanto così possiamo veramente fare emergere un senso maggiore di appartenenza.
un senso maggiore di appartenenza all'Europa può basarsi soltanto sulla giustizia delle cose e su una autentica coesione. Dobbiamo lavorare in questa direzione e, ripeto, missioni come queste sono importanti anche in questa direzione. È stata una missione sicuramente importante, è stata una scelta fortemente voluta da tutta la Commissione Politiche Europee, che ringrazio, perché in questi anni stiamo cercando di portare avanti tutte e tutti insieme una serie di obiettivi, e questa missione che ha visto la partecipazione di una delegazione della Commissione, a cui si è aggiunto con nostra grande gioia anche il vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci, ha permesso di anche individuare tutta una serie di temi e obiettivi che poi cercheremo di portare anche nell'operato della Commissione stessa, ma anche all'interno del Consiglio regionale. La cosa ulteriormente rilevante è stata la continua anche possibilità di confronto anche nei 3 giorni passati a Bruxelles, sia con il Presidente della Regione Giani, che il Presidente del Consiglio Mazzeo, ma anche di una folta delegazione dell'UPI guidata dal Presidente Lorenzetti. Questa dimostrazione di come il rapporto tra le istituzioni toscane e le istituzioni europee davvero ha necessità di essere costantemente alimentato da queste forme anche di approfondimento. Devo dire che è stato molto importante, li vogliamo ringraziare per la disponibilità, anche il confronto con gli europarlamentari Susanna Ceccardi, Francesco Torselli e Dario Nardella, con i quali proveremo a mettere in campo anche forme innovative di rapporti e confronti. E poi lasciatemi davvero in conclusione ringraziare anche gli uffici sia del Consiglio regionale ma anche della Regione Toscana a Bruxelles, perché si stanno sempre più confermando come un punto di riferimento importantissimo per la nostra realtà, e sono sempre costantemente a disposizione. La dottoressa Burzagli ben coordina questa attività così rilevante. In Consiglio regionale si è parlato anche di tipicità in occasione della presentazione di Tartu Festa, che coinvolge il comune di Montaione. Intervenuti alla conferenza stampa per l'evento di fine ottobre, i consiglieri regionali e il sindaco del comune fiorentino. Toscana è terra di arte, terra di cultura, viviamo in una bellezza incredibile, ma anche terra di buon cibo, e il tartufo è uno dei fiori all'occhiello della nostra terra. Il 26 e il 27 ottobre tutti a Montaione. Sarà un'esperienza sensoriale unica, sarà il modo per conoscere quello che è uno dei prodotti che porta in alto il nome della Toscana nel mondo, il tartufo. È un modo per gustare anche il buon vino che si produce nei nostri territori. La produzione di tartufo richiede il rispetto dell'ambiente, quindi grazie a chi ogni giorno mantiene vivi, attivi, sostenibili i nostri territori, altrimenti tutto sarebbe più difficile. Grazie alle associazioni, svolgono un lavoro unico, senza di loro queste iniziative non ci sarebbero, e grazie all'amministrazione comunale di Montaione per averci creduto e investito in questi anni. Il tartufo bianco è il re di questa manifestazione, che è giunta alla 31ª edizione. La manifestazione si svolgerà con un'anteprima sabato pomeriggio, a partire dal pomeriggio, con il prodotto a base di tartufo, e in centro storico ci sarà lo stand gastronomico e una serata canora con 15 artisti. La domenica prosegue la manifestazione, che è giunta alla 31ª edizione, si svilupperà non solo nel borgo ma anche nelle vie del centro. Ci sarà il mercato dei sapori all'interno del borgo, lo stand gastronomico del tartufaio e il mercato che si trova nelle vie del borgo. Comune che fa delle sue bellezze naturali, paesaggistiche, artistiche, architettoniche, ci fa di noi essere una delle mete più importanti del turismo rurale della Toscana. In provincia, in città metropolitana di Firenze, normalmente viaggiamo al secondo posto per presenze turisti e siamo uno dei borghi più belli d'Italia, e questa è una delle nostre caratteristiche. La forza poi di Tartu Festa, e come altri eventi che abbiamo, è quella di mettere insieme tutta la comunità di Montaione con l'associazionismo locale partecipa ad un evento così importante per il nostro comune.
Siamo giunti al termine di questa puntata settimanale del Consiglio regionale della Toscana. Noi ci fermiamo qua e vi diamo appuntamento alle nostre prossime edizioni. Regione Toscana, il Consiglio regionale.